Allora, vi faccio vedere le creme che utilizzo prima di andare a dormire. Prendiamo un cotoncino. Questo prodotto qua, che io trovo fenomenale perché è adatto per le pelli sensibili e funziona veramente molto bene, quindi imbevo per bene il tutto e vado a pulire per bene la pelle. Meno il collo. Sto utilizzando questo siero che è veramente ottimo, quindi non ci vuole tanto. Sono prodotti vegani questi, e quindi oltre a non avere paraffina e tante altre cose che non fanno bene alla pelle, sono veramente molto concentrati, quindi basta poco. Il segreto è sempre andare un po' con le manine lì in su. Ecco qui. Dopodiché vi voglio far vedere questa crema, se avete qualche brufoletto, una crema della Biologiche Recherche, che sono prodotti veramente super buoni. Vanno applicati soltanto questa crema qua, all'acido di frutta, va applicato soltanto nelle zone più grasse. Io la metto qui, 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 magari queste zone qua, ma non su tutto il viso perché contengono un po' di acido glicolico. Dopodiché metto, adesso ultimamente, perché poi io li cambio, che è una crema che si chiama Ovale Perfetto, quindi va a tonificare molto bene i tessuti. Sempre due noccioline, non basta che ci facciamo gli impacchi, anche perché sprechiamo il tutto. Se le creme sono buone, basta poco. Con le décolleté, importante. Vi volevo far vedere questa, che è una crema che costa poco, che è spettacolare. Si chiama Biafin. Con questa crema qua vi fate dei bei impacconi, quindi mettete un bello strato di crema su tutto il viso e la lasciate per 20 minuti, 15, 10, 5, il tempo che avete a disposizione. Questa crema è veramente stupenda, provatela. Dopodiché io metto un contorno occhi ultimamente, di La Prairie. È importantissimo idratare il contorno occhi, perché vengono tutte le linee di espressione. Più si ride, più vengono fuori. Quindi sono rughe belle. Ecco qui, ve la faccio vedere. Un'altra cosa che non può mancare mai, soltanto che io non so come si dice in italiano, è l'aceite rosa moschetta. Questo me l'ha portato un amico nell'Argentina, ma si trova da tutte le parti, dappertutto. Quando ho finito di mettere la crema, lascia una pelle veramente morbidissima. Un po' il rimedio della nonna, no? Che costano poco, questo, però fanno tanto tanto bene. Quindi massaggiamo per bene. Ultimo passaggio, spray di Caudalie. Con un profumo da spa che non vi dico. Buonissimo. E poi idratiamo la bocca. Questo qui. Burro cacao semplicissimo. Un po' mentolato questo. Ecco, sto rompendo tutto. Oltre che le palle, rompo pure i trucchi. Ecco qua. Detersione. Idratazione. Fatta.
Allora, ragazzi, siccome Belen ha detto che possiamo chiederle quello che vogliamo, io una cosa ti chiedo. Noi non vogliamo sapere il segreto della tua skincare, le tue creme, i tuoi struccanti. No, noi vogliamo sapere, noi comune mortali, qual è il segreto per essere buona, cazzo, pure la mattina appena sveglia, senza trucco e senza filtri, senza occhiaie. Quello ci devi dire, quel segreto, non le creme, non le creme. Noi vogliamo sapere come cazzo si fa a nascere Belen. Comunque, da quando la signora Belen Rodriguez ha iniziato a fare video, make-up, tutorial, queste cose qui, tutta esperta di make-up a fare tutorial. Ammazza. Ricordatevi solo una piccola cosa. Belen è Belen. Com'era il pesce? Cos'è questa faccia qua da morto? No, ma secondo voi è una cosa normale questa?